Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast A questo giro con Diego Ganzerli, il vincitore dell'Open di Roma del 5 maggio. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi. Ragazzi, se volete andare al nazionale e avere il mazzo pronto, i prodotti li trovate su Fantasia Store. E ovviamente, se volete risparmiare qualcosa e supportarmi, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Junkstore, miglior negozio per l'acquisto di prodotto coreano, giapponese, roba che abbiamo anche, roba di One Piece, gradate, hanno tantissima roba. E ovviamente ragazzi, referral link e codice sconto sempre qua sotto, se volete ovviamente supportare. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo subito all'intervista. Diego, grazie mille per essere qua in questa nuova puntata del podcast. Ovviamente, come gli altri che sono venuti prima di te, vorrei che mi raccontassi un po' di te, della tua carriera da player e nel caso di quale team fai parte, anche se comunque diciamo che del tuo team sono già passate altre persone. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Diego Ganzerli, probabilmente mi conoscerete perché mi avete visto in giro per gli event, dato che praticamente tutte le domeniche sono in giro per l'Italia. Ho iniziato l'approccio al competitivo da ormai quasi 3 anni. In questi 3 anni ho appunto vinto il nazionale di 2 anni fa, metà Flander, metà Despia. Io giocavo Flander. Questo weekend ho vinto l'Italian Open giocando Castiera Snake Eye, lista che abbiamo creato io e il mio team, il team Armageddon. Principalmente questa lista l'abbiamo fatta in 3, io, Lorenzo Muselli e Gabriele Sgotti. Ok, ma quindi nel senso non avete trovato altre liste in giro di Cash Snake Eyes o c'era qualcosa già di base da cui partire? No, allora qualcosa di base c'era, perché comunque non è una versione che abbiamo creato così dal nulla, è già stata portata un pochino in America, però comunque il ratio delle carte cashier è sempre stato giocato, diciamo, minimizzato. Noi abbiamo provato ad aumentarlo e anche a non, diciamo, incentrarci nel giocare tutti flex entrap. Okay. Abbiamo cercato di fare un po' e un po', giocando anche tipo talent e droplet, perché comunque essendo in Italia abbiamo capito anche da esperienze passate che è sbagliato focussarsi solo contro il mazzo più forte, perché in Italia ti puoi beccare sempre di tutto. Esempio nazionale scorso, in meta Cash Tira, dove doveva essere mono meta Cash Tira, e avevamo fatto una lista con tutti i Book of Moon, Talent di main, e io di Mirror Match in tutta la Svizzera, su cos'erano 11 turni mi pare, ne ho beccati 2. È quindi vero. Abbiamo capito che è sbagliato focussarsi solo contro il mazzo più forte. Scusa, bisogna cercare di essere più versatili possibile, ecco. Ok, sì, su quello ti do la ragione, perché effettivamente anche io al nazionale, per quanto sia andato lì un po' per memare con Traptrix, effettivamente di Cash Tira forse ne ho beccato 1. Poi c'era un Samurai, un Despia, ma tipo tutti monoperdi ogni mazzo che ci poteva essere. Sì, no, in Italia ormai ho capito questa cosa, che è sbagliato anche guardare le liste dell'America, dove, per farti capire, ho visto liste con 18 HT, 3 cross out, 3 lullaby di main, cioè è un meta totalmente diverso. Con delle liste così in Italia è praticamente impossibile far bene, ma perché ti becchi del random, cioè ovviamente la maggior parte dei mazzi che becchi possono essere mirror, ma a livello, cioè ti posso dire quanti ne ho beccati io questa domenica, ne ho beccati 4. Ok, di random dici? No, 4 mirror e 5 random. Ah. Se avessi giocato una lista focussata tutta sul mirror, probabilmente non avrei vinto, anche perché i primi 4 turni ho beccato del random. No, su quello ho ragione. Poi in America non si sa perché sono sempre pieni di soldi, quindi diciamo il mazzo più forte se lo possono anche permettere rispetto a noi. Ma va bene, a parte questo, adesso vorrei che mi facessi un po' il report del torneo. Com'è andata? Cosa hai beccato i vari turni? E, tanto che ci siamo, come hai dato il cazzo a Muselli? No, allora, in Svizzera, durante il torneo ho beccato 4 mirror, 2 voiceless voice, poi ho beccato un Goblin Rider e poi ho beccato 2 Tempai. In generale il torneo è andato molto bene, i primi 3 turni penso di aver vinto, non so per quale miracolo, dato che durante i primi 3 turni su 8 game giocati, 5 li ho briccati. Sembra strano da dire, ma è così. Io durante i primi 3 turni, 5 game, sono andato primo, ho fatto passo. No, sì. Allora, in un meta in cui c'è Tempai che tipo chiude, cioè l'obiettivo del mazzo è fare OTK, come hai fatto a passare e comunque riuscire a vincere? No, semplicemente perché durante i primi 3 turni non ho beccato Tempai, altrimenti sarei morto. Beh. No, però a parte tutto, poi ho iniziato a pescare mani giocabili, è andata bene, diciamo, nei mirror me la sono cavata bene, però devo anche dire che ho vinto tanti dadi, devo dire questo.
questa cosa, e questo fa tanto. E ho i dadi che ho perso contro i due tempai, li ho persi, quindi mi ha mandato primo, sapevo contro che mazzo ero, quindi beh, diciamo che anche su questa mi è andata abbastanza bene. La side l'ho pescata molto e niente, vabbè, la finale con Muselli penso che l'abbiate vista. G1 ho pescato fortissimo, lui ha pescato abbastanza male, e poi il vantaggio era che, conoscendo la lista, ho fatto un board che non perdesse troppo dalle carte che giocavamo, perché mi è stato detto anche che gente che guardava la partita diceva che non stavo giocando attorno a Nibiru, ma Nibiru non lo giocavamo, quindi sì. non era un problema mio in quel momento. Invece vabbè, game 2 aveva la mano che perdeva da draw, mi ha tolto la giocata, l'ho ripescata e basta, cioè, non, cioè, penso che non è stato giocato, ecco. Ti ha tolto draw, lo hai ripescato? No, allora mi ha fatto pianeta aggiunto, io ho fatto draw, mi ha fatto talent, mi ha guardato la mano, mi ha tolto l'unica giocata che avevo, e poi di turno l'ho ripescata, lui non aveva interruzioni, okay. E ho fatto TK. Vabbè, è andata così, in poche parole, G2. Tanto effettivamente Yugi è un gioco anche che va di fortuna, nel senso, se non becchi la roba giusta non ci puoi fare niente. Che poi, parlando un attimo della partita che avete fatto, comunque sì, tanto tu sai come gioca lui. Esatto. Avevate la stessa lista, alla fine penso che chi meglio cioè lì era più una questione del chi pesca meglio obiettivamente, esatto, vince. E no, anche più che altro il dado faceva tanto, sì, perché appunto impostare il board conoscendo totalmente la lista dell'altro e tra virgolette anche lo stile di gioco, dato che praticamente io e lui ci sentiamo ogni giorno, giochiamo insieme ogni giorno, diciamo che il dado faceva tanto, ecco. Mm-hmm. Poi io avevo la mano perfetta, sì, avevo tutte e tre gli engine in mano più entrap, quindi era perfetta. Ok, visto che tanto ovviamente la lista del mazzo non l'andremo a guardare, perché ovviamente la vorrei portare al nazionale, considerando che ha briccato tutte quelle partite all'inizio, pensi di modificarla o la porti uguale? Allora, a livello di consistenza comunque è una versione che può briccare, ma perché comunque rispetto a tante liste di Kashtira Snake Eye liste, noi giochiamo un ratio di carte Kashtira molto più elevato rispetto agli altri, quindi qualche mano può capitare di briccare di Kashtira, diciamo. Però comunque diciamo che sono carte che, anche se ci bricchi, ti possono garantire di sopravvivere un turno, perché comunque se non peschi da giocare, peschi carte Kashtira, le altre sono per forza entrap barra flex spot. Ok, diciamo alla fine l'avversario lo fermi in qualche modo. Esatto, in poche parole sì. E comunque sono carte che ti danno un grandissimo grand game, ti danno tanta forza going second, e quindi cioè, la base pensavamo di tenere questa, poi comunque manca un mese, c'è da vedere, sì, se il format cambia, se cosa la gente comincia a giocare, e niente, comunque la base diciamo che sarebbe questa. Anche il numero 42, un buon numero considerando appunto il rato delle carte Kashtira, anche per non pescarne troppe. No, cioè la lista in sé è stata perfetta, non cambierei niente per adesso, quindi okay. Per ora, se il nazionale diciamo dovesse essere sabato, porteremo sicuramente questo, poi da qui a un mese si vedrà. Più che altro in questo mese cosa deve uscire? Credo la Rarity, poi il Battle of Legend, sì, o quello esce dopo, che non ricordo. Allora dovrebbe uscire dopo, il meta del nazionale dovrebbe essere questo. Ok. Il format del Nazio. E poi sì, dovrebbe uscire per l'euro in teoria. Quindi teoricamente non dovrebbe cambiare più di tanto. Alla fine poi se esce qualcosa, qualche lista incredibile. No, esatto, più che altro anche il discorso Melodius, che è un mazzo che diciamo è appena diventato popolare. Bisogna capire anche quanto diventa popolare questo, cosa la gente comincia a giocare. Se certi mazzi, perché per farti capire, Despia a questo torneo abbiamo deciso di non rispettarlo. Ok. Infatti non ne abbiamo beccati. Bisogna anche capire se poi l'altra gente ricomincerà a giocare Despe, cioè queste cose fanno tanto anche per valutare le entrap barra flex da giocare. Più che altro perché post banned ho visto anche i prezzi Despe a salire tanto, cioè a quel punto ti chiedi, ne vale veramente la pena considerando il resto? Cioè, alla fine parliamoci chiaro, Tempai è uno dei mazzi più forti, sì. A parte, mi sfugge il nome del drago giallo, quello super Pydra che sta sui 15 euro, 15, no, 20, sì, euro, il Trident che vabbè, se lo prendi adesso sei un idiota, parliamoci chiaro, sono tipo 70 euro quello ultra, mi sembra un po' too much. E poi ondata di calore, ondata calda, beh, alla fine il mazzo è abbastanza accettabile, quindi è abbordabile per tutti, diciamo. Senza contare che poi c'è la rarity di mezzo, potrebbero ristampare come non potrebbero ristampare niente, quindi se effettivamente ristampano la roba che costa Tempai, probabilmente al nazionale ne vedremo una quintalata. No, ma comunque già all'open ce n'erano tantissimi di Tempai, cioè tra sabato e domenica ne ho visti un'infinità. Ok, più che altro perché di Tempai si era partito dicendo
dicendo no, il mazzo non è incredibile perché non ha una board going first, ma deve andare per forza going second. Cioè, giocando hai visto questa difficoltà nell'andare going first quando l'hai beccato? Oppure, cioè, ci poteva andare tranquillamente? Allora, diciamo che è un mazzo che vuole sempre andare secondo, diciamo, perché da primo ti può fare il board massimo che ti può fare, fare Seal, il Link 2 dei draghi, sì. E se gioca la combo può farti Crystal Wing. Però comunque, cioè, la forza del mazzo appunto è andare secondo, perché con la terreno può giocare in main tranquillamente, se tu non hai modo di toglierle, poi in battle sì, fare se, tutto il resto. In battle ti distrugge se non hai modo di fermarlo. E però diciamo che la difficoltà nell'andare secondo è che praticamente adesso tutta la gente che sta giocando Snake Eyes, se tu li mandi primi a G1, giocano di extra o l'Irilusk o Fucio. Quindi per te è impossibile ti capparli se per Fucio, per farti capire se non giochi il Kaiju di main. Sì. È questa, diciamo, la difficoltà del mazzo. E poi post side, anche lì tanta gente con barrier, insomma non è semplicissimo. Diciamo che il fatto di mandare primo l'avversario implica che tu sicuramente debba pescare meglio, perché nell'andare secondo devi sempre pescare meglio dell'altro, soprattutto con un mazzo così. Okay. Però comunque ha un appatto che ti posso ticcappare in battle la monocarta, cioè, è una cosa incredibile. Mazzo sicuramente molto interessante. Più che altro perché io l'ho visto solo giocare, non l'ho mai testato. Effettivamente, se io gli blocco la giocata, ha modo per ripartire? Allora, diciamo che le giocate del mazzo principalmente sono tre, tra virgolette, perché ha la normal, il mostro rosso che entra special se sì. controlli un drago fuoco, e poi la magia rapida in battle. Diciamo che il modo per FTK-are questo mazzo sarebbe togliere la normal per far sì che non entri il rosso e fare ash sulla magia in battle. Diciamo che le giocate sono queste. Okay. Però se tu hai, diciamo, hai modo di baitare queste cose, per dire, già appoggiando la terreno e fare normal il giallo, tu sei sicuro che il rosso, se non ti viene negato dalla mano, ti entra. Quindi automaticamente in battle hai già svariate giocate. Tolta ash sulla magia. Ok, bene. Diciamo che le giocate principali del mazzo sono queste. Devi riuscire a far entrare il rosso durante la main e entrare in battle già con più pezzi possibili. Ok. Bene, è importante sapersi per mese prossimo, perché effettivamente sto ancora valutando su che mazzo portare, visto che l'ICS l'ho memata un po' tanto e non vorrei prendere il cazzo ogni partita, perché andare quanto meta sia divertente, però fino a un certo punto. Volevo andare con un mazzo un pochino più carino, ovviamente sempre molto budget, quindi pensavo di portare Infinitrack. Ok. Le perderò tutte? Probabilmente. Più che altro perché non c'è un mazzo che effettivamente mi piace da giocare adesso, quindi boh, rispetto a comprare mazzo X che devo testare, non c'ho voglia, e tutto il resto alla fine vado con quello, e sinceramente non vado per vincere l'evento, quello lo lascio a voi, altrimenti non ho il content per post nazionale. Ma va bene, a parte questo, visto che tanto ovviamente del mazzo, come abbiamo detto prima, non ne parliamo, vorrei parlare effettivamente sul meta. Ti ho detto in messaggio vocale che sono scarso, cioè metto le mani avanti, è per questo che non parlo di competitivo e lo lascio fare a voi. Quindi vorrei che mi spiegassi adesso quali sono effettivamente i mazzi più forti del formato, cosa servirebbe, cioè cosa sarebbe meglio giocare, e nel caso cosa si gioca per counterare effettivamente i mazzi più forti in questo momento. Ok, allora beh, comincio col dire che Snake Eye puro, Snake Eye Kashtire, ogni salsa di Snake Eye per me è sicuramente superiore a qualsiasi altro mazzo del meta, quindi non voglio metterli come T0, ma li metto come T0.5/T1, cioè gli altri mazzi sono tutti inferiori, perché comunque il mazzo ha tante giocate, ha tanti flex, poi in second è fortissimo, quindi cioè non mi sento di mettere altri mazzi alla pari con questi. Poi come altri mazzi meta che possono essere anche dei buoni counter, metto Voiceless versione pura barra con Melodious, perché comunque anche l'engine Melodious è un engine fortissimo. Melodious puro, anche questo è un grandissimo mazzo che può counterare bene Snake Eye. E poi vabbè, ci metto Tempiper anche per le carte scorrette che può giocare, perché comunque può giocare Shifter, può giocare Rivalry, gioca Rivalry. Perché lo giocano tutti. Può giocare Inscription, anche It Wave è una grandissima carta, e quindi ci metto anche questo. Principalmente i mazzi più rilevanti nel format sono questi, quindi Snake Eye puro barra Kashtira barra Fire King, Voiceless e Tempiper. Non ci metto Branded perché comunque è un mazzo che alla lunga, con la presenza di in media 15/18 HT nel format, ne va a risentire, diciamo. Quindi non lo metto al pari degli altri T1.5/T2. Però comunque è un mazzo che può dire la sua, perché comunque la lock con burattino ce l'ha ancora, e quindi comunque è un mazzo interessante. Un altro counter deck che metto sempre a livello di Voiceless Voice e Empire, Runic Stun penso sia il counter per eccellenza di Snake Eye. Però Runic, cioè Runic puro o anche altre salse di Runic, nel senso con
gli sprite, no, quelle twin. Vedo molto meglio Runic puro per il semplice fatto che non perde tanto dalle HT, perché per dire Runic Evil Twin o con gli sprite perde molto di più dalle entrap del puro, e poi soprattutto il puro tipo ti gioca una marea di floodgate che quando ti girano è praticamente autoperso, ti giocano river, skill drain, synchro zone, e poi in più ti giocano una marea di pesca molto di più, ti gioca tante anche le runic più scarse tra virgolette, tipo golden droplet che va a aumentare la velocità di deck out, quindi diciamo che lo vedo un counter molto più efficace a Snake Eye rispetto ad altre versioni. Ok, mentre per quanto riguarda mazzi un pochino più, cioè secondari, che ci si potrebbe trovare al nazionale? Vabbè, mazzi che ci si possono trovare al nazionale, vedo sicuramente Flander, Kashtir, mazzi che comunque ho capito nel corso del tempo che agli italiani piacciono molto, e anche a me, ma in realtà ci si può trovare anche di tutto, c'è anche Labyrinth, un altro mazzo che si può tranquillamente trovare, vari mazzi cybers tipo anche Marinstess, Sala, Sky Striker adesso che hanno anche rimesso Engage a 3, e anche Thunder, Orcus, ci si può beccare praticamente tutto di mazzi un po' meno rilevanti, mazzi che comunque se non sei preparato possono comunque dar problemi. Okay, il problema... anche su Orso adesso. Sì, perché... ha rimesso Protoss. Ah, è vero, sì. Ma più che altro, io come faccio a prepararmi a tutto? Cioè, effettivamente, cioè io c'ho un mese. Hai appena citato tipo 60 mazzi, io non posso giocare contro tutti i 60. No, allora, diciamo che la cosa più importante sarebbe prepararsi contro i primi 4 che ho citato, quindi Tempai, Nekai, Voiceless e, vabbè, un minimo anche Despia. Perché comunque gli altri mazzi sono tutti mazzi che a livello di engine stanno teoricamente sotto. Poi in base, dipende anche dal mazzo che viene giocato, per farti capire. Io con Snake Kai ragiono sempre che devo rispettare questi tre mazzi, perché tanto tutti gli altri mazzi che becco, gli engine stanno sotto, quindi anche se non ho carte specifiche io li posso battere solo col mio engine. Okay. E quindi principalmente noi ci concentriamo sempre su tre mazzi, e poi per il resto cerchiamo di essere il più versatile possibile. Vabbè, tanto considerando che sono anche 3 anni che gioca nel competitivo, diciamo anche tutti gli altri mazzi che orbitano nei meta passati, passami il termine. Sì, li abbiamo visti sparare in ogni salsa. Sì, quindi effettivamente adesso anche se non testi contro Flander, penso che l'hai masterizzato anche abbastanza bene. Esatto. Ultimamente. Mentre per quanto riguarda la side, anche quella devo puntare sempre solo ai mazzi principali o li devo stare un po' più accorto con carte, diciamo, un pochino più generiche, più ampie? Allora, per il discorso della side, diciamo che la cosa più importante sarebbe avere, noi la ragioniamo sempre così, avere un 3/6 pair contro il mazzo più forte, quello più portato, quindi in questo format sarebbe Snake Eye, avere un 3 pair contro uno degli altri mazzi contro cui hai il matchup più negativo. Quindi per farti capire, noi avevamo un matchup negativo tra virgolette contro Tempai post side, perché loro potevano giocare tante carte scorrette tipo Heat Wave, Shifter, Inscription, e ci abbiamo messo un 3 pair contro Tempai, un altro 3 pair, e poi il resto abbiamo cercato di mettere carte generiche contro più o meno tutto. Però diciamo che di solito la ragioniamo così: un 6 pair se è possibile contro il mazzo più forte, e un 3 pair di side contro l'altro mazzo più forte contro cui hai il matchup più negativo. Okay. E poi il resto è abbastanza generico, essendo che comunque stiamo facendo un torneo in Italia. Sì, vabbè, su quello c'ha senso, perché effettivamente quando hai su carte troppo specifiche che fanno una determinata cosa, può essere che le porti al torneo ed effettivamente non le usi mai, perché... Esatto, e la nostra paura infatti è sempre questa, vogliamo che la nostra side sia versatile e utile contro tutto, non vogliamo avere carte che stanno lì tutto il torneo. Per dire, adesso penso che Barrier sia abbastanza interessante, considerando che può bloccare sia le fusioni di Despia che effettivamente i sincro di Tempai. Esatto, infatti è proprio l'esempio di carta versatile questo. E niente, secondo me abbiamo finito, abbiamo parlato effettivamente di tutto. Se c'hai altro da dire? Allora, volevo ringraziare i miei compagni di team dell'Armageddon che mi hanno aiutato a testare, mi hanno aiutato a provare tante cose, con cui mi trovo tutte le sere su Discord per discutere, parlare, ma al di là di parlare del meta è più che un team di Yu-Gi-Oh, diciamo siamo una seconda famiglia, e quindi li voglio ringraziare per questo, perché è soprattutto grazie a loro se continuo a collezionare grandissimi result. E come ho fatto il post su Instagram dove dicevo che questa non è una vittoria mia ma è una vittoria di squadra, questa è la nostra, è una delle tante nostre vittorie. Volevo ringraziare anche i miei amici di Mantova con cui testo in settimana quando ci troviamo, i miei amici del local, e niente, basta. Ok, onesto. No, ma effettivamente in Italia credo che siate il team più forte, perché tanto i risultati vostri non ce li ha nessun altro team, anche se siete comunque anche bello ampio, comunque sì, siamo in un bel numero, però tanta gente adesso per diverse motivazioni non sta
non sta giocando competitive, quindi abbiamo anche perso qualcosina, però comunque a me piace perché siamo molto costanti e soprattutto ci aiutiamo l'uno con l'altro, ecco, non è, cioè, c'è sempre un grande lavoro di squadra nel preparare i tornei. Questa cosa fa tanto, perché per farti capire, se vogliamo provare un mazzo, cioè se abbiamo l'indecisione su tanti mazzi, c'è qualcuno che prova un mazzo, qualcuno che prova l'altro, e così dopo nel parlare sappiamo già cosa, se qualcosa possiamo scartarlo, su cosa dobbiamo concentrarci. Diciamo che l'essere in tanti fa tanto, anche per accorciare i tempi nella scelta del mazzo, per arrivare anche prima alle cose. Sì, questo sì, me l'aveva detto anche Lorenzo. Comunque, probabilmente i membri che avete perso si sono dati tutti a One Piece. Adesso, vabbè. Quanto è vera questa cosa? No, è vero, qualcuno si è dato a One Piece. Vabbè. Toccherà aprire la sezione One Piece all'interno del canale. No, ma l'abbiamo già fatto, adesso dobbiamo creare il nostro impero anche in One Piece. Diventare monumento in ogni gioco. Ma io ho capito nel pratico cosa vi ha smosso andare su One Piece. La fregna che c'è sempre e i soldi. Comunque, una roba non ti ho chiesto prima, in quanti eravate all'Open? Eravamo 496. Beh, neanche pochi comunque. No, no, un buon numero. Diciamo che era una sorta di mini nazionale. Era il test perfetto per il nazionale, se vogliamo metterla così. E cosa ti hanno dato del premio? Allora, ho vinto la carta di Jubel, che era tipo, non era una giant card, era una carta... Ah, ok, ho capito, l'ho vista nella foto. Esatto, il trofeo, una Nintendo Switch, tappetino, deck box e due box dell'ultima che è uscita. Mi ricordo come si chiama. Lede. Diciamo, non è un incredibile set da sbustare. No, assolutamente. Guarda. Diciamo che quelli se si riescono a dar via sempre meglio. Comunque, nel caso, se ce l'hai ancora la carta di Jubel, mi dici quanto vuoi, se ne può parlare. Io tra l'altro. Purtroppo me l'hanno già presa subito dopo il torneo. Quanto? Mi dispiace. Quanto t'hanno offerto? Diciamo che non è stato fatto un prezzo solo per quella, perché io e Lorenzo abbiamo venduto tutto insieme. Ah, ok. Quindi non sappiamo bene. Cioè, non abbiamo il prezzo giusto della carta. Abbiamo fatto un totale. Beh, almeno vi siete ripagati il viaggio, dai. Tu? Sì, sì, dai. Per una volta almeno non torniamo a casa col portafoglio vuoto. Vabbè. È già qualcosa, comunque. Yu-Gi-Oh! È un meno, ragazzi. È una cosa che dovete entrare in questa idea. Ricordatevi che chi gioca questo gioco gioca solo per la gloria. Non gioca per plassare. Gioca solo per la gloria. È vero, è vero. Sì, sì. Se volete plassare, questo non è il gioco per voi. Ah, altra cosa, un attimo. La carta dell'ICS, quello... No, del nazionale che hai vinto un paio d'anni fa, sì. Quella ce l'hai ancora o anche quella ha fatto? Sì, sì, ce l'ho là nel mobile, se vuoi saperlo. Ah, ok, no, qual è un attimo? Era in 4, il drago, quello che sembra Zolkin, ok, no, quella ce l'ho già, niente. Ok. Speravo ci avessi il mostro normale, e niente. No, ce l'ho anche il mostro normale. Quanto vuoi? Quello senza effetto, no, il giallone. Sì. Sì, sì, ce l'ho. Quanto vuoi? Non so neanche quanto sta, dopo se vuoi ne possiamo parlare. Va bene, anche più avanti, almeno so che ce l'hai, so che si può trovare un accordo. Sì, sì, no, è andata quando ho fatto i playoff del mondiale. Ah, è vero. Sì, no, me l'ha andata quella, ce l'ho. Diego, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Adesso buona fortuna sia a te che a Lorenzo per il nazionale. Speriamo di fare un altro episodio più avanti. Sì, quello sarebbe un gran risultato, anche quello per la gloria, perché la prize card è un grande trofeo. E niente, ragazzi, grazie mille per aver visto il video e noi ci rivediamo domani, sempre qua, sempre con un nuovo video. Ciao a tutti!